E tutti l'hanno criticato. Ed effettivamente è vero, perché ti fa perdere tempo nel leggere. L'hanno criticata tutti sta cosa. Ci sono delle diverse host di rebirth che sono belle, però mi sarei aspettato forse qualcosina di più, non lo so perché. Dove ci troviamo? Anche Dove? perché Dico molte la host di Fortress rebirth le te. abbiamo già sentite Tu in come autosaletta remake, la sì. quindi è vero che ci sono le variazioni, Però ci sono tante variazioni, ciò tante cose, dove però si va ancora ないな。cioè non ti danno lo stesso effetto, cioè non hai lo stesso impatto quando le risenti, magari soltanto modificate un po'. Quello ho criticato un pochettino. Il pavimento è crollato. Riesci a vedere qualcosa sopra di te? Tani ma sin ottita da che già ないよ Dobbiamo ね。essere caduti molto in basso perché声non も届risponde かない。nessuno. Ma Zack si sapeva che sarebbe随分と高stato いな。un elemento すfugace. ごい。大Io丈夫ero でしょうか。sicuro di questa cosa. Io già l'avevo preventivato. Infatti Zack lo vedremo nella terza parte, cioè sarà molto più attivo e sarà probabilmente un personaggio, non dico principale, ma quasi nella parte 3. Già, riesco a malapena a distinguere il soffitto, è incredibile che non mi sia fatto male. Tu stai bene? Boku mo da. Stranamente sì, Me o ma samashita non ra doko chiedermi ni come iru sia na? possibile perché non ricordo nulla. Suppongo Ore tachi, un ga yokatta nda na. che si tratti di semplice fortuna. Sore Beh, ja, faremo minna meglio o iniziare a sagashi ni iku. cercare gli altri. Kimi ga ki o shinatteiru Ho aidan ni dato sukoshi un'occhiata qui shirabe tan da attorno ga. mentre eri svenuto. Dou L'uscita è mo. bloccata dai trititi. Ima wa minna ga tasuke ni kuru Dovremmo no aspettare matsu che gli ho. altri ci trovino. Ah. Tra l'altro hanno acceso il fuoco così, easy. Quindi, Kimi no sei da. Sei Kessling. Sein Kessling. Sei ka. Certo, Sein. Teikoku no erai Devo hito nano ni. ammetterlo, è frustrante vedere Tashika ore che to amari l'orgoglio mawanna sasou ni dell'impero iru. non sembra molto più vecchio di me. Kessling ken wa teikoku de mo ookina ie no hitotsu Forse da. l'impero considera casa Kessling Kureba motivo san. d'orgoglio, ma io devo ancora conquistarmi un Boku tale mo. merito. Sore ori kimi wa Cosa mi dici di dou te? shite shokoku Cosa ti ha rengo no spinto ad gun? arruolarti? Arruolarmi? Gun te? Kebitai? O unirmi alla guardia? Umare kokyo no gun Beh, quando ho de. lasciato casa mia ho pensato di Sore de dover, nani ka dekiru ka non to lo omotte so, fare kebitai ni qualcosa. haittan da. Unirsi alla guardia è sembrato un buon inizio. Nani ka dekiru Cosa kana? desideri fare dunque? Ah. Bella domanda. Suppongo di voler aiutare le Hito tasuke persone ni finché posso. nare no ga Ecco, mottai no questo è de. praticamente il confronto di ideali dei due, di quelli che saranno praticamente i due antagonisti. Perché alla fine sarà così. C'è uno che vuole aiutare il mondo in un modo e l'altro che vuole aiutare il mondo in un altro modo. Proprio stessa identica. Quasi scena di Ryu e Joey, dove appunto Joey diceva: "Ah, io volevo aiutare l'impero di Island in un nuovo schieramento, in una nuova visione", mentre poi invece Ryu dalla città-stato voleva semplicemente riunificare tutti, eccetera, eccetera. Quindi proprio questo è il Lin classico wa confronto. yoku onii-chan wa osekkai to nante iwarete tanda Secondo mia ga. sorella Lin, mi Sore te piace warui koto nano kana impicciarmi tte. degli affari altrui. Sore o tashikame Per quanto tante. detesti ammetterlo, non ha torto. Suppongo di voler scoprire quanto sia sbagliata questa mia abitudine. Osekkai ga warui koto ka tashikameru. Una persona impicciona che dubita dei meriti dell'impicciarsi. Non yappari avrei iwa nakya dovuto yokatta. dirtelo. Ya. Sono felice che Warui tu koto l'abbia janai to fatto. omou. E non Sore preoccuparti. ga jiben Avere to fede shinji nella tua ることnatura にdiなるかficcanaso ら。la farà Zishin ni certamente mo diventare un chikara ni punto mo di kanzu da. forza, se non è già così. Demo Avrei kimi un wa keitai wo yamete suggerimento, se permetti l'audacia. mura ni modoru beki da. Torna a casa, per il Imoto-san tuo no tame. bene e quello di tua sorella. Ecco. Dou iu Cosa vorresti dire? Konkai no renzu no Ho avuto un shirase o kite presentimento toki, quando ho sentito la notizia yokan delle ga lenti aru. grezze. Ora che ho visto con i miei occhi, Sakimi to temo ancora di Denshin. più che si realizzi. Ovvero il fatto di Ano entrare in tabeki o guerra, mita toki. molto probabilmente. Kore Per kara il ooki na dominio, tadakai ga ecco. okoru kamoshirenai. Una nuova era di conflitti è imminente, Nova. Teikoku to L'impero e shokoku la no Lega delle mita toki. Nazioni in guerra. Nande kyū In ni sonna. guerra? Mi sembra eccessivo, non Ryuko to credi? Rengo Stiamo nakayoku natte. collaborando, no? Solo per ora. Kono sakusen o shudou shita Certo, ma Oldrick solo a Denshin causa to degli iu intrighi di un okuwa. certo Duca Aldrich, un Nado uomo lenzu no profondamente kagayaki affascinato ni dalle minare lenti runiche. lenzu o tenni ireru tame. Desidera impossessarsene tanto da Arayuru essere fōhō o disposto a tottan da. dispiegare il suo esercito.
Il fatto che sia in grado di convincere le altre nazioni a fare altrettanto è nefasto. È un uomo formidabile e grazie agli anelli di controllo ha le potenzialità di utilizzare lenti come strumenti bellici. Ecco, questo è il Luca Blight della situazione. Persino le lenti grezze, se lo desiderasse. E solo pochi riescono a controllare i propri desideri dinanzi a un potere tanto immenso. Sono sicuro che lui, Sain, diventerà tipo il futuro imperatore, diciamo, appunto dell'impero. E invece Noa diventerà appunto il futuro capo della città-stato, comunque della Lega delle Nazioni Unite, e finiranno appunto per scontrarsi. Se avessi ragione e si scatenasse una guerra, cosa potremmo fare? Farò ciò che sarà necessario, ciò che ci si spetta da un Kensling, esatto. Le riserve di un singolo uomo non sono ragione sufficiente a insozzare il buon nome di una casata nobile. È così? Beh, se verrà il momento, suppongo che io... Ecco qua. Cos'era? Eh sì, qua proprio c'è stato il confronto tra i due antagonisti. Dice, io farò quello che devo per l'impero, io farò quello che devo per la Lega delle città-stato, quindi il nostro destino è quello di scontrarsi, praticamente. Laggiù, vedo una luce. È molto romantica questa cosa. Alcuni dei detriti sono crollati, ma perché? Non lo so e non mi importa. Basta che riusciamo a uscire. Ora sarebbe il massimo se qua prendessero praticamente la runa scudo lucente tipo spada nera. Madonna, se fanno una roba del genere impazzisco. Che ci sono loro due praticamente nel dungeon... E prendono praticamente la runa del conflitto, no? Spada lucente, scudo lucente e spada nera. Intanto questo sarebbe anche un buon punto per farli livellare i personaggi, cioè loro due. Anche se in realtà non so quanto mi convenga far livellare Sain. Ho sentito, abbiamo compagnia. Poffeta. Ma prende un SP subito ogni turno? No, va buono questa cosa. Dovremmo cavarcela da soli fino all'arrivo dei rinforzi. Agiamo con cautela. Ah, qui non c'è nulla. La grafica comunque è bellissima. Le ambientazioni fondali sono stupendi. Fatto con Unreal Engine, ovviamente. Sì, te chiedo. Sain, fai attenzione. Oh no, forse dovrebbe essere Unity se non sbaglio. Se non mi ricordo male era Unity. Ecco, dare copertura. Se un alleato è sotto attacco mentre ha pochi HP, puoi far intervenire un altro personaggio che subisca danni al posto suo. In questo modo l'alleato coperto non verrà messo fuori gioco. E vabbè, qui mi hanno spiegato la meccanica del cover. E tecnicamente la meccanica del cover c'era la runa che faceva tipo grazie. E devo dire che avevi ragione. Guarda cosa. Lanciarti così davanti a me è davvero impiccioni. È stato un piacere. Risate. Che però. Allora, qui c'è un altro forziere. Erba curativa, che giustamente me le danno perché infatti quello lì è praticamente morto, quindi giustamente lo fanno curare. Aspetta, ma lì c'è un altro anello. Ah, difesa più 5. Ma posso mettere due anelli? No, un anello solo posso mettere, quindi no, sti cazzi. No, difesa non ne voglio, io voglio solo attacco. Voglio solo fare male. Le botte.
Voglio solo darvi botte. Cotta di bronzo, questa buona. Ecco, vedi, già mi fa vedere anche che le stats mi aumentano praticamente. Bello il fatto che posso equipaggiare le armature direttamente dal menu oggetti. Questa è comodissima, sta cosa. Comodissima. E non dover fare come nei vecchi giochi equipaggiamento, e poi selezionare l'equipaggiamento, eccetera, eccetera. Invece direttamente dal menu vai, equipaggi, easy. Senza troppi problemi. Molto, molto comoda questa cosa. E questo già è appunto uno svecchiare, no? I vecchi sistemi, già. Pollice in su. Sembra che abbiamo trovato un modo per risalire. Forza, scommetto che gli altri stanno perlustrando una zona qui vicino. Quei tuoi compagni devono essere affidabili se si preoccupano così tanto. Ah, sicuramente. Cioè, li ho incontrati oggi per la prima volta, ma siamo comunque una squadra compatta. Cosa? Lascia stare. Mi ero scordato con chi sto parlando. L'adiutante sarà preoccupatissimo. Hildi, giusto? Oh, sono sicuro che se la starà cavando bene. In ogni caso, concordo sul fatto che non possiamo restare qui. Vai avanti tu. Strana sta zona, sembra più un'arena questo. Stavo pensando. A cosa? Potremmo combattere in modo più efficiente se pianificassimo meglio i nostri attacchi. Ecco, gli attacchi combinati. Esatto, potrei provare a usare la mia lente runica mentre tu colpisci il nemico. Che ne dici? Vale la pena provare? Certo, facciamo un tentativo. Ecco un'opportunità per fare pratica. Ok, questo è proprio tutorial easy. Infatti non posso né fare auto né fuggire. Combo di eroi. Un SP solo? Madonna mia, rotto. Alexa, stop. Ora puoi seguire le combo di eroi. Gli alleati con una relazione speciale nello stesso gruppo possono allearsi per utilizzare una potente combo di eroi. Ciascun partecipante utilizzerà SP nel... Ah, ciascun partecipante. Quindi bisogna avere un SP e un SP. Infliggi danni moderati da fendente, in questo caso a tutti i nemici. Ah, che goduria. Bellissima l'animazione. Porca miseria. Bellissima l'animazione. Ha funzionato. Lo sapevo. Come lo sapevi? Beh, era una tua idea. Sapevo che saresti riuscito a metterla in pratica con successo. E bam, avevo ragione. È tutto così semplice per te? Beh, se lo dici tu. Bellissime le animazioni. E tra l'altro ora finalmente ho l'attacco AOE, così molto più rapido all'esplorazione e tutto. Tra l'altro c'è un baule lì. Qui invece ci sono i tre simboli che per ora non posso interagire. Game Pass lo potete giocare gratis. Medicina del risveglio, va bene, questa... Ah, ecco. Ora dobbiamo andare ad aprire l'altra pedana, mi sa. Quadrato, cerchio, triangolo. Sì, quella che c'era là dietro.
Ma prima 400 bagua. Perché giustamente costa solo un SP ciascuno, quindi. Allora era quadrato, cerchio e triangolo. C'è palesemente riferimento ai tasti della PlayStation. Yoshi. Ecco, è aperto. Ecco, qui c'è ovviamente salvataggio. E quindi siamo pronti alla boss fight. Addirittura boss fight solo in due, e poi si aggiungono gli altri dopo? Potrebbe anche essere. Siamo di nuovo al punto di partenza, ma la luce è diversa. Guarda, è la lente grezza. Si è attivata? Non chiederlo a me. Sì, oggi è il day one. Forse chi aveva acquistato la deluxe aveva l'accesso anticipato di 3 giorni, ma oggi è ufficialmente il day one. Quindi è tutto giusto? Abbiamo trovato... Ah. Attenzione! Tipo l'animazione fatta appositamente. Bellissima sta roba. Eh sì, qua c'è il golem. Ok, questo l'avevo visto già nel trailer. Il primo vero boss del gioco. Con la presentazione animata, bellissima. Ok. Torno subito. Proprio day one, il giorno del mio onomastico, è incredibile. Sembra quasi segno del destino. Allora. Allora, vediamo se ha più parti. No, il boss è unico. Quindi non hai più parti. E allora facciamo così. Grazie, Regina. Eh sì, oggi è il mio onomastico. E lo festeggiamo con l'uscita di Eiyuden Chronicle. Proprio mi hanno fatto il best regalo. Allora, tu sei singolo, quindi... Tanto vale, e facciamo così. Minchia. Ora arrivano gli altri sicuro. Non possiamo tenergli testa. Corri, io lo tratterrò. Non essere sciocco. Sono io al comando qui, perciò sarò io a restare. Non posso lasciartelo fare, un grande futuro ti attende. Lo stesso vale per te. Vai, non c'è tempo. Ora dovrebbero crollare le parti del tempio.
Ah, ecco, sono arrivati. Ah, forse si sblocca ora la sua lente? Ah, ma mi si è staccato il pad? Ah, ecco, mi si era staccato il pad. Sì, signora. Ecco perché non andava avanti. Cosa ci fate voi qui? È un po' troppo presto per battere ritirata, tenente. La cavalleria è arrivata. Tutto bene, tenente? Ehi, novellino. Ehi, biondino. Avete chiamato un eroe? Eccomi qui. Eroe? Eroina? Eroe donna? È uguale. Informazione. Mostreremo a questo mostro che carne e ossa sono più potenti della pietra. Ecco, ora siamo in formazione. Sei pronto a dargli una lezione? Sono pronto. Oh, ok. E ora comincia la vera boss fight. E... va bene, tu attacca. Colpo perforante. Ok, lei passa davanti, va bene. Ah, attaccato singolarmente. Va bene. Allora, 48. Vabbè, sì, tu sei più che a posto. Lei ha ancora le lenti runiche. Non le ha attivate. Sta cosa mi manda un po'... mi manda un po' in confusione. Ancora resisti? Vedi, lei non l'ha attiva ancora, maledetto. Allora, 33, 36. Vabbè, come attacco dovreste riuscire a sopravvivere. Cos'è, critico quello? Ho fatto quella specie di bagliore. Sì, forse sì, è il critico. Sì, il bagliore quello blu è critico. Ah, vedi, aumenta la forza lui. Attacco, tu attacco. Colpo perforante. E tu invece devi curare. Minchia, parecchia vita. Ecco qua. Ora questo dovrebbe essere l'attacco speciale. Esatto, vedi? E ci sono le pietre. Questo posto sta crollando. Può succedere di tutto sul campo di battaglia. Se vuoi sopravvivere devi adattarti. Hai ragione, bisogna saper sfruttare ogni situazione a proprio vantaggio. I mercenari possono infrangere le regole ogni tanto. Parole sagge, dovrò ricordarmelo. Saper sfruttare... forse possiamo usare le macerie per ripararci. Esatto. Questa è una delle novità che praticamente è presente all'interno del gioco. Quella che vi stavo dicendo poco fa. Ovvero la possibilità di poter scegliere di utilizzare o l'attacco oppure la gimmick. Quindi poter interagire con l'ambiente circostante. E questa sarà una cosa che ovviamente andrà a svilupparsi man mano che andremo a giocare. Alcune battaglie come boss potrebbero avere un espediente. Se una battaglia è un espediente, sarà visibile nella parte in alto a sinistra. Non esitare a usarli per prendere il sopravvento. Ad esempio, se qualcuno usa nasconditi tra le macerie in questa battaglia, può mettersi a riparo per sfuggire agli attacchi per quel turno. Osserva cosa fa il boss e nasconditi al momento giusto.
Quindi potete capire praticamente appunto da questa gimmick se il vostro avversario sta per effettuare magari l'attacco speciale e quindi vi riparate dietro i massi. Questa cosa è fighissima. È certo che da Vibes Shugoden in 2, sono gli stessi che l'hanno realizzato. Infatti questo è proprio stato rinominato il successore spirituale di Shugoden 2. Ecco, attacco espediente, attacco normale o azione speciale. Ecco, vedi, Golem in questo caso, oppure nasconditi tra le macerie. Lui invece non si può riparare. Ah, perché giustamente credo che sia in base a dove vengono posizionati. Ok, vabbè, quindi tu puoi solo attaccare in questo caso. Ah no, però lui ha detto solo i mercenari possono forse utilizzare l'espediente. Forse è per questo. No. Ah no, è in base a dove sono posizionati, non è in base a chi attacca oppure no. E allora vuol dire che qua devono subire l'attacco Sain e Nova. Va bene. Lei potrebbe nascondersi, però io vorrei curare effettivamente Sain in questo caso. Allora fai una cosa, tu lo curi per evitare problemi e tu invece nasconditi. Ah no, ha targhettato soltanto loro due. Gente, sta succedendo qualcosa. Forse possiamo sfruttare le macerie. Sì, ok. Ha caricato l'attacco e ha targhettato praticamente Lian e Gar. Quindi ora loro si devono nascondere. E gli altri invece posso attaccare. Va bene, ok, a posto. Easy. Però molto bella questa meccanica di sfruttare l'ambiente. Molto molto bella, mi piace un casino. La prima volta che l'ho vista dai trailer ho detto: ma guarda che cosa si sono fatti. Esatto, e non hanno subito danno. Oh, perfetto, a posto. Qualsiasi mercenario ti direbbe questo: analizza il campo di battaglia e cerca qualcosa che ti aiuti a sopravvivere. Ok, quindi ora dobbiamo intervallare le fasi in cui ci nascondiamo con le fasi in cui attacchiamo. Va bene, buono, mi piace questa cosa. Tu attacco. Se poi dopo vuoi andare in live, dimmelo. Così ne approfittiamo. Aspetta, ma l'ha curata? Ah, sì, l'ha curata. Ah, ok. Minchia, pensavo me la sta ammazzata. Fantasy 10, mai. No, veramente, se mi dovessi mettere a fare una perfect del 10, non finiamo più. Non ce la farei mentalmente. Non ce la farei mentalmente proprio. Peccato che non ho... Aspetta, ma lei ce l'ho la cura o è? Sì. Però minchia 40 mp. Bestie! Brr. Più che altro è per Mio e Gar, che sono... Vabbè, curiamo prima Gar e poi curo Mio. Sperando che Mio sopravviva. Ma penso di sì. Altro non ha manco HP gialli, HP rossi, quindi ancora è tipo full vita sto cazzo di gol. Ok, ha targhettato loro due. Ok, combatti, quindi tu... Ah, ok, è giallo. Ok, quindi sta piano piano crepando. Tu attacco, tu invece nasconditi. Tu attacco e tu invece cura ora Mia. Così sono tutti full vita e siamo a posto. Ok. Veramente, veramente figa. Cioè io ne sono letteralmente innamorato. Vabbè, io sono di parte comunque, lo ammetto che
sono abbastanza di parte con sto gioco. Sono anzi decisamente di parte, però. Va bene. Ok, quindi ora ultima fase, mi sa. Ah no, forse è morto? Quindi il passaggio tra HP gialli e HP rossi è praticamente subito. Icciagari! Anello con rubini, ok, quindi più 5 attacco fisico. Tra l'altro qui i boss danno un botto di esperienza. A differenza di altri titoli in cui i boss non danno esperienza. Invece qui danno un botto di esperienza. L'abbiamo abbattuto. Siamo sicuri che fosse un lui? Oh no. Quello era un golem runico. Ne sono stati avvistati altri in varie rovine. Ecco, quella che parte subito in quinta. Ragazzi, guardate. È così grande e brillante, wow. Chissà se effettivamente ste lenti grezze sono in realtà le invocazioni. Perché ho visto che forse ci sono le invocazioni, anche se non le hanno mai fatte vedere esplicitamente. Abbiamo trovato la nostra miniera d'oro dunque. So che le lenti runiche sono formate da magia condensata, ma non so cosa sia quella. Immagina come sarebbe brandirla. No, credo che sia troppo potente per essere contenuta da una sola persona. Finalmente puoi dire missione compiuta, Lian. Abbiamo ottenuto ciò per cui siamo venuti qui. E ne sono davvero felice. Ero scettica sulla collaborazione tra la Lega e l'Impero, ma ce la siamo cavata alla grande. Eh già. Ha ragione, questa vittoria è merito di tutti noi. Ben detto. Ma troppo gioia c'è nel mezzo, non va bene. Tutti troppo contenti siete. Questa scoperta rappresenterà il simbolo di una nuova amicizia tra l'Impero e la Lega. Non dimentichiamolo. Sì, proprio, minchia. Invece è proprio questa scoperta che farà scoppiare la guerra. Perché ora, considerando il duca là, come l'ha chiamato, la lente grezza.